Una grande festa, una festa speciale qui in auditorium, in Sala Santa Cecilia, per raccontare l'Italia dei paesi, l'Italia dei borghi belli che trovano ancora la forza di stare insieme, di creare comunità, di creare un'idea di festa sincera, naturale, una festa antica, una festa che ha origine nel mondo arcaico, nelle tradizioni agropastorali e che ogni anno si reinventa. La nostra intenzione è che questo tipo di mondo trovi e sempre più conferma in questo spazio, perché noi siamo Roma e Roma è il cuore dell'Italia ed è fondamentale che questa musica, questa tradizione, questo sapore sia sempre vivo nel centro del paese, perché altrimenti si rompe questo passaggio, non c'è più una comunicazione. Noi abbiamo raccontato l'Italia degli Appennini, partendo dalla parte più nordica del regno di Napoli, che è il Golfo di Gaeta, dove c'erano le feste rurali di un tempo collegate con la canzone di Zezza, la canzone il dialogo fra Pulcinella e Zezza, dove questo dialogo surreale veniva messo in evidenza da questo suono cupo, arcaico dei campanacci, che è il suono dei pastori, il suono di tutte le culture rurali. Poi siamo scesi un po' più giù, siamo andati nel cuore dell'Irpinia, a Montemarano, dove c'è la tarantella più bella, dove c'è questa alternanza di modi maggiori e minori che costituisce però una caratteristica di questo nostro grande patrimonio. E poi ci siamo spinti ancora più giù nelle terre di Tricarico, dove c'è uno dei carnevali più belli italiani e dove addirittura c'è una rappresentazione di questa transumanza, questa rappresentazione fra questo incontro, chiamiamolo così, fra i tori e le vacche, questa simbolica monta, che dà il senso carnascialesco della rappresentazione. Noi abbiamo pensato che questo potesse essere, nell'idea più semplice, potesse essere un modo giusto, divertente per raccontare la cosiddetta Italia minore, che però per noi è quella più importante in certo senso. In questo Pasquale Zuccarini è stato fondamentale, perché quello che potremmo dire produttore esecutivo, quello che ci ha aiutato a fare da ponte a tutte quante queste realtà che sono venute qui, perché oggi c'erano più di 200 fra maschere, suonatori, danzatori. Una grande festa di popolo. Per me è sempre un gran piacere lavorare con il maestro Ambrogio Spanagna, soprattutto perché gli ho sempre riconosciuto una onestà culturale di fondo preziosissima, che inevitabilmente cade come significatività su tutti i lavori che riusciamo a portare avanti. Io sono uno dei tanti che ovviamente riconosce al maestro Spanagna di essere caposcuola di quella che è la tradizione popolare in Italia. Spero, e questi sono gli eventi necessari affinché ciò accada, spero che la sua classe divenga sempre più numerosa, perché quando si parla di popolare di solito si parla con un senso quasi dispregiativo del termine, senza assimilarlo a quella che è la semplicità, e oggi la complessità della paideia contemporanea non può sorreggersi se non a fondamento della propria complessità non mette la semplicità che è nella storia e nella cultura popolare. Per me un infinito grazie al maestro Ambrogio, che sempre con generosità accetta la mia collaborazione. Spero che sia sempre utile, perché fa sempre piacere poter dare qualcosa. Sì, è come se noi avessimo di fronte tante isole, però ognuna di queste fa parte di un grande arcipelago. E il nostro lavoro in questi anni è quello di trovare il modo per mettere insieme una comunicazione per tutte queste isole, facendo sì che i codici linguistici, i codici poetici, quello a cui faceva riferimento il professor Zuccarino, non vengano distrutti, perché il problema oggi più che mai è quello di trovare un modus operandi affinché dentro questi luoghi del mare che sembrano isolati si possono trovare sempre delle forme di comunicazione, perché sempre di più rischiamo di diventare isole, sempre di più siamo costretti
a ragionare su una modalità che è quella esclusiva del nostro paese. Ecco, faccio un'osservazione, la maschera di Tricarico è molto originale, molto speciale, però al tempo stesso quel modo colorato, quel cappello, i sonagli, gli stessi campanacci si ritrovano in tante altre maschere, perché questo era una modalità condivisa da quello che noi chiamiamo il sistema culturale della tradizione popolare, dove ci fa apparire qualcosa di unico ed esclusivo in una dimensione paesana, ma al tempo stesso collegato a tantissime altre forme di rappresentazione. Ecco perché poi ci può sembrare strano che magari una maschera di un paese può avere una similitudine, ma in realtà è così. Noi cerchiamo di trovare queste differenze e le mettiamo insieme, nell'idea che oggi più che mai attraverso le differenze riusciamo a creare, potremmo creare un linguaggio omogeneo e unico. A noi non ci piacciono i colori monocromatici, a noi ci piace l'arcobaleno, ci piacciono le maschere di Tricarico che sono coloratissime, ma c'hanno anche il nero le maschere di Tricarico, oltre al bianco e oltre a tutti i fregi colorati. E così come le maschere irpine o le maschere dell'area del Golfo di Caida, per esempio, che c'hanno il fagiano, c'hanno la piuma, perché anche quello è un elemento indicativo, perché anche quello, il fatto di lavorare sui grandi giganti, Zezza e Pulcinella, noi li troviamo anche nelle maschere calabresi, nelle maschere nei cosiddetti giganti che rappresentano i palatini, rappresentano la lotta fra i difensori della fede e coloro i quali vengono considerati e venivano ovviamente considerati infedeli. Tutto ciò fa parte di quello che noi dobbiamo chiamare un sistema culturale che, come diceva il mio professore all'università, Diego Carpitella, era un sistema autonomo, diverso da quello che era la rappresentazione del mondo cosiddetto culto ufficiale. Ma dentro questo sistema c'erano dei punti in comune, ecco perché oggi più che mai bisogna trovare queste similitudini e creare però delle varietà. E il lavoro di un direttore d'orchestra è quello di, come mi può anche confermare il professor Zuccarino, è quello di armonizzare i tanti suoni, come nell'orchestra, il coro, le voci, i danzatori. Un lavoro grosso che abbiamo fatto in questo spettacolo ovviamente è stato quello di fare una rappresentazione coreografica attraverso la riproposizione della tarantella, che non è mai una forma di stilizzazione, è sempre una forma proprio dentro una coreografia sincera, reale. Non è il balletto, come potremmo dire, da cartolina, ma è una forma coreografica dentro la tradizione, anche per esempio l'uso della coppia, la coppia che si rompe, la coppia che si cerca, la coppia che viene come dire, continuamente ricostruita. Questa è una dimensione coreografica che è della nostra tradizione, perché le stesse maschere di Tricarico ballano, non è che stanno nella rappresentazione, così come i danzatori di Montemarano ballano questo ritmo sincopato straordinario, che io considero in assoluto la più bella e anche la più complessa tarantella e la più complessa musica della nostra tradizione. Ho detto al concerto che ogni maschera potrebbe avere pagine e pagine di considerazioni, anche tutta una serie di approfondimenti. Lo spettacolo non lo possiamo fare, lo spettacolo bisogna viverlo con gioia, però la vostra televisione può essere un'occasione anche da stimolo per chi vede questi nostri programmi, per anche approfondire di più, perché ce n'è da approfondire. Poi Pasquale è professore di filosofia, potrà anche parlare tutta una serie di riferimento nella filosofia greca, nei grandi miti della cultura classica che hanno anche alimentato questo tipo di rappresentazione. L'ultima parola a Pasquale, così poi ci salutiamo. Appuntamento all'anno prossimo. Primo maggio, una grande festa, stiamo mettendo in piedi una grande festa, dove anche lì il legame con la terra, i legami con il ciclo delle stagioni sarà fondamentale. Ecco, stiamo parlando un po' di Basilicata, ci piacerebbe per esempio trovare un modo per rappresentare
le grandi feste degli alberi, il matrimonio dell'albero, chissà se riusciamo a farlo.